Salve a tutti. In questo video vorrei velocemente fare una recensione a un video che ha avuto molte visualizzazioni, molto successo di recente. Si tratta di Panna di X Murri, che è poi una parodia di un pezzo che non sono, voglio manco sapere di chi. Per quale motivo io sto facendo questo video? Non può pensare, ma cosa c'entro io con le recensioni degli YouTubers, cioè delle parodie degli YouTubers, sono queste cose qui. In realtà anch'io guardo video un po' più leggeri, a scopo di intrattenimento. Poi dei Murri, così come Jumpy, Tech, Mike Scioscia, sono ragazzi simpatici, anche se non fanno contenuti culturalmente rilevanti, voglio dire. Ma per quale motivo voglio fare questo video? È perché io ho visto anche le recensioni, cioè scusate, le parodie passate fatte da Murri a tempo debito quando uscirono. E sinceramente io rimasi sorpreso di quelle parodie a quei tempi. Mi sto riferendo a Parmigiana e Faccio quello che vuole. Rimasi sorpreso perché lo stile umoristico di Murri, o perlomeno di chi magari scriveva i testi, non lo so. Io direi che è pirandelliano, cosa può anche fare un po' ridere perché Murri è siciliano. Pirandello cosa diceva? L'umorismo è scherzare seriamente, cioè magari una cosa che ti fa ridere, tu ci pensi bene, ci rifletti e in realtà ti rendi conto che non fa così ridere, è una cosa in realtà molto 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 seria. Esempio posso farvi è per esempio Parmigiana. Parmigiana è una parodia dove l'oggetto in questione è un ragazzo che ha estrema difficoltà a dimagrire. Che c'è da un lato il nutrizionista, il medico, quello che è che interpretato dal papà di Murri, che fa morire a ridere solo a guardarlo. E dall'altro c'è questa nonna che poi Jumpitech, con la barba grigia, truccato, mamma mia, che cosa cringe. E questo ragazzo non riesce a dimagrire. Il video nel contesto fa tutto ridere, fa fatto abbastanza bene. Ed è triste, ma io nei commenti ho anche scritto, se non mi credete, magari andate a poi controllare se è visibile il mio commento nei video delle parodie che ha fatto Murri, appunto. Discorso analogo vale con Faccio quello che vuole, dove il tema non è l'alimentazione, ma la relazione di coppia. Ed è un umorismo, diciamo, serio, cioè far ridere, è una parodia fatta bene, ma tanto interpretato anche molto bene, un po' da tutti. Stiamo girando proprio dai propri professionisti. Caspita. Veramente è un umorismo, forse era ancora più triste, no? Come cosa, anche se mi coinvolge assolutamente di più il tema di Parmigiana, faccio quello che vuoi, veramente ha fatto immedesimare situazioni di chi vive quel tipo di situazione, da quella ragazza comanda nella coppia o cose del genere. Ora, ditemi un po' voi, Panna, che cavolo di significato ha? Fatemi capire un po' sta cosa. Che significato ha Panna? È un video che parla di un ragazzo che si lamenta della ragazza che cucina la carbonara con la panna. Ragazzi, ma sono questi i problemi della vita. A parte il fatto, no? Se non ti piace, diglielo. E comunque cucinati da solo. Questi stereotipi del cacchio, della donna in cucina. A parte che Murri ha utilizzato una ragazza che è considerata, tra virgolette, bella, secondo i canoni del mondo social di oggi. Ma lasciamo stare sta cosa qua. Fatto qua la donna in cucina, la donna che deve servire il ragazzo, il marito, quello che è. A parte questo, ma si sta di dire cacchio sul cibo, su sto purismo finto che esista oggi sul cibo e la carbonara con il guanciale e non con la pancetta. E quelli che mettono il formaggio sulle ostriche, vabbè, può anche non, veramente non piacere, non lo so, non ho mai provato una cosa del genere. E un sacco di altre cose, ma io dico, uno mangia quello che vuole. In cucina bisogna sperimentare, fare cose nuove. Inventarsi perché la culinaria è anche un'arte, posso capire che c'è la tradizione gastronomica. E
non ha mica senso poi andare a distruggere. Magari può rimanere, poi ci possono stare i patti tradizionali, ma perché non inventarsi cose nuove? Anche perché i gusti devono essere variegati, individuali, personali, devono essere diversi, vari e vasti, anche variabili. Posso anche cambiare idea su un argomento se non mi piace più. Provare cose nuove. Io non ho idea di come si faccia la carbonara con la panna, onestamente. Non me sono calorie aggiunte, per me veramente la digerisci dopo 3 anni se sopravvivi con la carbonara con la panna. Io non avevo manco idea che si facessero cose del genere. Queste guerre del cacchio, no? E ammazzerei chi usa chi non mette il pecorino sulla carbonara, chi non usa il guanciale, ma a parte il guanciale da mie parti non si trova, non so se si trova in Sicilia. La carbonara col guanciale e col pecorino non l'ho mai mangiata, da mie parti non si trova. Né l'uno né l'altro, pecorino fa sempre più facile, però è tabù, a casa mia è tabù purtroppo, non sono libero di comprare quello che voglio, e non so cosa altro aggiungere, perché è veramente assurdo basarsi su questi preconcetti del cavolo, perché veramente non c'è veramente nessun messaggio in sta canzone, non c'è niente di interessante. Mentre le altre due parodie, che magari musicalmente parlando, siccome non è il mio genere, non me le andavo a riascoltare. Però io ho apprezzato e forse i miei commenti dovrebbero stare da qualche parte. Forse in Faccio quello che vuole non c'è perché Murri ha avuto un problema con il copyright, ricaricato il video, ma non ricordo se ho ricommentato. Credo di essere stato il più chiaro possibile. Ho cercato di sintetizzare tutto. Dire tutto nel tempo, sono parlato quasi 7 minuti. Detto questo, io vi saluto. Sapete che questa è una critica costruttiva verso Murray, proprio perché mi sono piaciute le cose che aveva fatto in passato, e questa cosa qua molto di meno. Credo di essere chiaro. Adesso è davvero tutto. Vi saluto, alla prossima.